benvenuti a questa nostra serata che abbiamo intitolato Accoppiamenti giudiziosi. Accoppiamenti giudiziosi perché in questo luogo noi tentiamo di accoppiare giudiziosamente sia la letteratura sia appunto l'arte, in particolare l'arte contemporanea. Quindi i nostri incontri saranno contemporaneamente presentazione di libri, ma anche ricerca di assonanze possibili, appunto connessioni tra arte, letteratura e anche uno strano tipo d'arte che è l'arte dei libri d'artista. Quindi innanzitutto cominciamo presentando i nostri ospiti. Allora abbiamo Amleto Micozzi che ha curato il figlio non di Giovanni Micozzi, ha curato Diario Siberiano, un libro incredibilmente godibile del quale parleremo, il diario di un soldato che dal Carso viene spedito in Siberia nel 1918. Il suo viaggio comincia appunto, se non sbaglio, nell'agosto del 1918, nel luglio del 1918, e poi il ritorno è addirittura nel 1920. E poi abbiamo Ovidio Iacorossi che è l'ideatore di questo connubio in realtà tra una libreria e una galleria d'arte, e anche ovviamente colui che ha spinto in questa direzione. E poi abbiamo Roberta Giulieni che è la curatrice della mostra in corso, e quindi cercheremo di approfondire con lei che connessione c'è in realtà tra questa nostra presentazione e la mostra I segni della politica, la politica dei segni meglio. Poi abbiamo Giulia Tulino, la quale invece ci parlerà di questo libro d'artista, perché un altro dei personaggi particolari e interessanti di questa serata è appunto Arturo Martini, che tutti quanti conoscono probabilmente come scultore, uno scultore illustre, ma è anche autore di uno stranissimo libro intitolato Contemplazioni. È il primo caso di un libro totalmente aniconico e asemantico, cioè un libro illeggibile. Sì, aniconico, non ci sono immagini, asemantico, tu lo leggi e non capisci niente. Quindi è fantastico, no? Perché è lo stesso, un libro non pubblicato, questo del 1918, ed è del 1918 anche, diciamo così, l'inizio di questo diario. Quindi questo è il primo semplicemente accoppiamento. E poi abbiamo Lim, un artista coreano col quale abbiamo discusso tante volte su questi temi, e che dovrà portare in qualche modo vivacità alle interpretazioni che noi diamo, e di volta in volta lo chiamerò in causa nel momento in cui ci impantaniamo per trovare una strada. Va bene, Lim? Speriamo. Allora io passerei subito la parola a Ovidio Iacorossi, un po' per presentare questa nostra iniziativa. L'obiettivo per il quale abbiamo deciso di fare questo accordo con Ciccaglioni, proprietario delle librerie Arion, libreria di Montecitorio, che è stata chiusa per un anno perché l'affitto era altissimo e i conti non quadravano, e quindi a un certo punto ha deciso di chiuderla. È stata chiusa per un anno. Un giorno il commercialista suo, un nostro ex dipendente, anche commercialista nostro, mi disse: perché non trovate una combinazione insieme a Ciccaglioni per vedere se può essere riaperta una libreria così prestigiosa, che siamo davanti al Parlamento, una libreria che ha sempre trattato elementi politici, eccetera. E insomma, alla fine, dopo una laboriosa trattativa che Ciccaglioni ha fatto con il proprietario dell'immobile, si è deciso di fare questo accordo. Accordo di collaborazione molto semplice, ossia loro si occupano di libri, noi ci occupiamo di quadri. E diamo un contributo sui costi fissi, e poi c'è invece una coralità di iniziative. E la coralità da che cosa nasce? Nasce da questo nostro obiettivo che intendiamo portare avanti in questa libreria. Abbiamo già pianificato il 2015,
L'obiettivo è quello di dimostrare come l'arte contemporanea sia un'arte molto creativa, piena di grande libertà e in grado di sollecitare e in grado di entrare in connessione con altre discipline. Altre discipline che invece sono sempre più rigide, sempre più vincolate ai loro contenuti base e che invece in un mondo globalizzato hanno bisogno di scuotersi, avrebbero bisogno di trovare un respiro di libertà maggiore. Quindi l'arte contemporanea, che è un'arte così concettuale, è l'arte assolutamente libera, un'arte dove un artista come Duchamp ha preso un urinatoio e ha detto: questa è un'opera d'arte. Ora, se non si ride su questa cosa, ma si sa che stiamo parlando di uno dei più grandi artisti del secolo scorso, quindi è un personaggio che ha voluto dimostrare come il potere della nostra mente sia tale per cui è in grado di scuotere, di sollecitare addirittura una riflessione su un urinatoio che diventa un'opera d'arte. Quindi stravolge un po' quelli che sono stati i contenuti del passato, sicuramente del passato più classico, e ha voluto dimostrare che quest'arte contemporanea è un'arte democratica e popolare. Questo lo diceva Schifani. Perché democratica e popolare? Perché contrariamente a quello che si pensa, io sono un collezionista, ho portato l'arte contemporanea all'interno del mondo delle imprese. Bene, pensano che io sia uno sofisticato, sottile, arguto, pieno. Non è vero. Ho cercato di essere concreto facendo in modo che questa arte potesse dialogare con il mondo delle imprese, che è stata un'esperienza iniziata nel 1980 e che ha avuto un successo, secondo me, di contenuti molto innovativi. Quindi sotto questo aspetto sono convinto, cercheremo in questo nostro processo pianificato nel 2015 di dimostrare come l'arte contemporanea sia un'arte che può diventare popolare e contribuire a diventare un tessuto collettivo sulle altre discipline in un mondo globalizzato, come dicevo prima, che invece ha bisogno che queste discipline trovino anche tra di loro una connessione. L'arte contemporanea è la più libera, noi pensiamo che sia questa libertà in grado di collaborare con le altre e entrare in connessione con le stesse. E questo è il nostro inizio, no? Perché questo è effettivamente ciò che noi diciamo, è il nostro intento. Adesso noi dobbiamo mostrare come effettivamente questo intento noi cerchiamo di perseguirlo, perché poi il fine che ti sei sempre proposto è proprio quello di mostrare quanto poi di fatto anche quelle rigidezze, no, nei confronti dell'arte contemporanea possono essere superate con un atteggiamento semplicemente interpretativo e anche fatto di modestia. Cioè tutti quanti, tu dici, in fondo hanno il diritto, no, di leggere, tutti quanti hanno il diritto di interpretare. E questa è la ragione per cui noi stiamo per presentare proprio questo libro. Perché qui noi ci troviamo di fronte ad un, e ne parleremo adesso, no, con Amleto Micozzi, ci troviamo di fronte a un uomo dotato tra l'altro di una bella penna. Perché io devo dire no, che leggendolo l'ho trovato molto molto godibile e soprattutto la sua capacità di scrittura e di immediatezza nella scrittura è notevole. E dicevo, no, un uomo che si trova coinvolto in un qualcosa di molto grande. Quest'uomo sta sul Carso, senza capire perché, viene preso, portato a Napoli, da Napoli parte e si ritrova... Esattamente. Spedizione in aiuto della Russia, dello Zar, perché che era stato in quel momento, proprio in quel mese, era stata sterminata la famiglia dello Zar con lo stesso Zar dai bolscevichi. E allora c'erano tutte queste spedizioni degli alleati. Adesso il Tommaso. E quindi per concludere, così almeno poi ne passo. No, la questione importante è questa, cioè quest'uomo. Una persona, no, che viene spedita in un mondo enorme, in una faccenda intricatissima, con lui costantemente utilizza questo termine Babele, Babilonia, luoghi in cui ci sono francesi, inglesi, poi incontrerà gli irredenti, e poi incontrerà i cecoslovacchi, e poi incontrerà i russi, e poi i cinesi, e poi i giapponesi, cioè si trova in un mondo enorme, e in questo mondo enorme
È un uomo che costantemente sente l'esigenza di leggerlo, interpretarlo, dire la sua. Dire la sua per non perdere la bussola, dire la sua per mantenere la strada. Ecco, questo credo, no, che sia massimamente un esempio. Non è che stiamo parlando di un intellettuale, non era un intellettuale, stiamo parlando di un uomo che nella sua semplicità, nella sua dignità, in quanto essere umano spedito in un mondo enorme, sente l'esigenza, sente di interpretarlo quel mondo. E laddove in realtà, e poi questo lo vedremo, questo mondo non viene più, lui comincia a perdere la speranza, e laddove perde la speranza, perde l'orizzonte, non fa come fanno gli intellettuali che quando perdono la speranza cominciano a scrivere. No, lui non scrive più. Ci sono giornate intere che lui passa, soprattutto mi ricordo il luglio del 1919, è stato il periodo più cupo qui, proprio l'ho visto. Insomma, ecco, quando non scrive più vuol dire poi fondamentalmente che ha perso la bussola, non sa che ne sarà di lui, non sa se torneranno a casa, non riceve notizie, non ha un orizzonte. Quindi la scrittura per lui è una faccenda totalmente vitale, è una faccenda, no, che ha a che fare con la stessa sua vita. Nel momento in cui sente che c'è vita, scrive, se sente che la vita non c'è. Poi combattono lì in Russia, quando la guerra è stata già finita e l'abbiamo vinta noi, loro combattono contro i bolscevichi guidati dai ufficiali tedeschi, perché c'è stata questa alleanza. Allora io direi, se adesso vuole un po' raccontarci questa avventura, no, in cui lei in fondo tira fuori suo padre, e suo padre prima ancora che lei nascesse, perché tutto questo avveniva prima che lei nascesse, no? Senta, per quanto riguarda la famiglia è questa. Mio padre fu richiamato, mio padre faceva il maître d'hôtel, che l'aveva fatto a Londra, l'aveva fatto a Berlino, e a 33 anni, nel 1915, fu richiamato, ma gli era appena nata mia sorella. E quindi lo mandano sul Carso a combattere contro gli austriaci, e nel 18 poi invece nel 1920, quando torna, riesce a rivedere la figlia che c'era già 5 anni. Questa è una delle cose. E naturalmente lui ha incontrato tutta una serie di cose abbastanza diverse di lui. Non era un intellettuale, e il suo libro non è che è un intellettuale, dice delle cose che ha detto quel signore, ma insomma. L'importante è quello che dice, quello che ha detto, per esempio, doveva venire qui a presentare questo libro Adriano Sicilia, che però c'ha 95 anni e che quindi io non ce l'ha fatta. E allora mi ha detto queste cose che io le dico. Il diario siberiano di Giovanni Micozzi è un piccolo libro davvero singolare. Il diario di un soldato che, causa gli stravolgimenti del secolo, è divenuto una insolita, rara testimonianza. È un testo che nella sua apparente esiguità, dice Adriano, si rivela invece un documento di notevole interesse sia sul piano largamente storico che culturale. In pratica esso contiene uno spazio documentativo e storiografico senz'altro di assoluto rilievo. Ma questo direi proprio involontariamente in me. Questo ha acquistato il valore di un documento, di una testimonianza, così, perché è successo quello che è successo, e quello che dimostra certe cose che altrimenti non si vedrebbe dimostrare. Poi non so che altro posso dire. Diciamo, io quello che ho sentito. Dice tanto, lui attraversa tutta l'Asia, Singapore, dove tra l'altro diventa amico di un grande industriale, e poi Tienzin c'è, tra l'altro, e a Tienzin che raggiungono la spedizione italiana, gli irredenti, quelli che avevano combattuto, con l'Austria, che erano stati presi più prima. Cioè quelli di Trieste, insomma. No, adesso certo. Dunque, allora, innanzitutto c'è, ma ne dice tantissimo, anche perché questa la cosa, io le dico subito, no, quello che in realtà a me è piaciuto, cioè io quest'uomo l'ho visto nel suo viaggio e ho visto innanzitutto un uomo totalmente, se uno dovesse dire, no, in quel tempo si cominciava a parlare di masse, ma in realtà qua non abbiamo niente a che fare con le masse. Ecco, è un uomo che ha la sua testa, la sua dignità,
Vogliamo dire ideologia? No, nessuna. No, purtroppo gli piace l'idea bolscevica, gli piace. Gli piace l'idea bolscevica. Gli piacciono i bolscevichi, quello che fanno, tutte le stragi che commettono. Però, no, non solo, dice appunto... L'idea bolscevica dice che è sublime. Peccato però che sono furfanti. Questo dice, sublime sì, però peccato che siano furfanti. No? E ogni volta che parla della patria, vedono che c'è un po' un compiacimento della divisa, perché alle signorine piaceva. Questa è la prima cosa, no? Perché i soldati italiani quando sfilano, insomma, sono dei bei morattini, no? Lui lo dice. Quindi, quando parla di patria, in realtà parla di qualcosa che è lontano, parla di patria semplicemente come luogo in cui vorrebbe tornare, ma non c'è nessun tipo di connotazione ideologica in tutto questo. Allora, poi c'è un'altra cosa, quest'uomo no, che viene mandato lì però, e quindi in certi momenti sente esattamente quello che dice Ambedo, e cioè lo sconforto, dice ma porca miseria, cioè ma porco mondo, non sai qualche dice, ma porca miseria, ma possibile che qua, soprattutto il 4 novembre, no, si viene a sapere che la guerra finisce in Italia e loro stanno in Siberia, voi capite no, che la situazione è insopportabile, quindi dice porco mondo. Tante volte rimane male per questo, però contemporaneamente è un uomo che persino in una situazione così estrema, pensate no, che soltanto dal punto di vista della temperatura passa da più da 48 sopra a 48 sopra, cioè immaginate no, un'escursione a 100 gradi centigradi no, nel giro di questo viaggio, no? Quindi uno parte che c'ha caldo, poi arriva in Siberia che c'ha freddo, poi di nuovo viene caldo in Siberia, no? Perché stiamo nel luglio del 19, caldo in Siberia. Ma è furiere. Però quest'uomo, mentre sta facendo, viene mandato in questo posto lontanissimo, e c'ha ed è modernissimo in questo, cioè il piglio del turista. In realtà è uno che prende e si mette lì ad appuntare i luoghi, le usanze. Per esempio... Corse in slitta, portava velocissime. E le corse in risciò, che inizialmente. Ma soprattutto c'ha le sue simpatie e antipatie. La cosa più simpatica è che diciamo che fondamentalmente i popoli che sono più simpatici sono i cecoslovacchi. L'ho capito i cecoslovacchi, ma in realtà i più antipatici sono per lui i cinesi, ma sentite perché? Perché le donne portano i pantaloni e gli uomini no, gli uomini generalmente e c'hanno il codino. Quindi questo è il massimo della... E poi i russi perché si ubriacano troppo. E a lui un po' gli scoccia, effettivamente questi bolscevichi, vero, è quello che volete, però a lui gli scoccia un po' di combattere per un popolo di ubriaconi. Cioè questa è un po' la cosa, no? Combattere un popolo di ubriaconi e cioè... uno si trova di fronte, no? Dice ma porca miseria, adesso comincio a parlare un pochino in russo, perché in fondo quest'uomo nella sua modestia però parla l'inglese, il francese, parla il tedesco, perché riesce a capire il tedesco, e poi comincia anche a parlare un pochino di russo, e quando comincia a parlare un pochino di russo si accorge che quello che gli viene detto in russo è poca roba, e quindi dice ma questi sono cretini, no? Ma soprattutto gli scoccia di combattere anche dei cretini, anche contro poi l'ideologia che lui ritiene sublime, però quelli sono furfanti. Però questo è il massimo della connotazione ideologica che c'è. Queste sono interpretazioni finalmente siamo perché è vero o non è vero, insomma, perché è anche più obiettivo. Comunque è giusto quello che hai. Io posso dimostrarlo. Sì, sì. Io posso dimostrarlo. E anzi adesso lo dimostro subito leggendo una cosa estremamente godibile. Questo a me è una curiosità, per cui questo libricino lo compreremo tutti. È proprio così. Vero? Oh! L'ha fatto. Bravo. Sì, ci sono bravo. Molte cose curiose, interessanti. Allora, qui è un periodo nel quale effettivamente stiamo nel giugno del 19.
e la situazione diventa particolarmente pesante. Ancora loro non hanno l'ordine di tornare a casa, continuano a combattere. E quando effettivamente Giovanni Micozzi perde l'orizzonte, non riceve notizie da casa, non sa che cosa sarà di loro, effettivamente passa giorni interi senza scrivere. Quindi qui c'è 6, 7, 8, 9, 10 giugno e dice: nulla di nuovo. Ho fatto la conoscenza di un'altra famiglia russa dove ci sono molti ufficiali russi. Sono tutti molto gentili con me. Però, ora che comincio a capire qualcosa della loro lingua, mi persuado che in generale sono molto poco intelligenti e istruiti. Le donne invece studiano di più, ma anche loro sono stupide. Quindi okay. Sono ragione io. Vabbè, non so. Lo so. 10, 11, 12 giugno. Le operazioni dei bolscevichi vanno bene e male. Questi sono assai numerosi e forti della loro idea, la quale del resto è bella, se non venisse sfruttata da qualche banda di briganti, i quali sotto il nome di bolscevichi fanno rapine, saccheggi e omicidi. Poi comincia a scrivere poco e dice: sono proprio stanco e demoralizzato. Sono 7 mesi che non ho notizie da casa. Sì, arrivano le lettere della moglie adorata dopo 10 mesi. Cioè, ma come si vive così? E poi soprattutto la cosa molto interessante è che questo uomo, pensando a un passaggio che poi ci sarà di lì a poco, al periodo fascista, è che il suo senso della gerarchia è praticamente pari a zero. È pari a zero. Ogni volta che parla dei comandi militari, parla del duce in un senso molto ironico, il suo comandante sbaglia tutto. Ogni volta che parla di questi comandi militari, in realtà voi sentite parlare uno di noi oggi quando parla del governo. Perché dice: questi rubano, questi sono un po' cretini pure loro, no? Perché allora stiamo a 40 sotto zero, ma puoi chiedermi di sfilare togliendomi la pelliccia? Puoi chiedermi di tirare giù il bavero a 40 sotto zero? E poi, e quindi questo è, dice: ma dove è finito il sano buonsenso italiano? Dice: sembra che non ci sia più buonsenso. E poi a un certo punto finalmente arriva un po' di vino, perché poi il vino era soprattutto in Russia, soprattutto in Russia era cosa merce. E arriva questo vino, ma per lo più è diventato aceto. Ecco, il vino buono se lo tengono gli ufficiali e tutto l'aceto lo danno alla truppa. E poi a un certo punto chiedono una bella sovvenzione per costruire un cimitero, e però appunto dice: stavolta non ci fregate, ci avete già chiesto 4 volte, cioè 4 volte una sottoscrizione, no, per costruire un cimitero. Dice: ma quanti sono morti qua? Si chiedono, ma quanti sono morti qui? Ecco, quindi ci sono tutte queste questioni, no, che fanno di questo signore, questo Giovanni Micozzi, è effettivamente un personaggio che noi... Sergente. Arriva a sergente. E poi sergente maggiore, sì, arriva. E dice, no, e quando gli arriva questa cosa, sergente maggiore, dice: beh, però, insomma, oggi mi sento, oggi è andata meglio, no? Questo mi dice che vogliono bene. È abbastanza interessante. Vedo che è molto più appunto il nostro moderatore, perché io non lo ricordo più il libro. Sì, l'ho letto attentamente. Sì, l'ho letto perché io qua vedo, no? Io sono abituato generalmente a leggere la storia, no? Sì. E poi a leggere gli autori, quelli con la maiuscola, no? E devo dire, no, che invece la cosa che io ho incredibilmente apprezzato di questo libro è proprio la scrittura. Nonostante, poi io devo dire, no, qui mi rivolgo soprattutto all'editore, secondo me la scelta di mantenere anche gli errori, no, nel testo, sarà giustissima, secondo me è molto giustificata, perché fa capire che questo, prima di essere un libro a stampa, era un diario, era una cosa che uno scrive per sé,
non è una cosa che uno scrive perché qualcun altro lo legga, no? Quindi questo è, questa è la questione, e quello che ho sentito appunto come la cosa che uno scrive per sé, ecco, da un uomo che non ha nessuna pretesa, un uomo di una incredibile, in certi momenti struggente, modeste, quando lui si trova in un grande hotel e sta a Singapore, sì, con questo grande industriale, grandissimo industriale, no? Proprio del tè, insomma, lui dice, diventa grande amico suo, gli presenta la famiglia, lussuose abitazioni, importanti personaggi, addirittura, quindi lui si sente e si ricorda che lui queste cose le ha vissute, sì, ma le ha vissute come servitore, perché lui faceva il cameriere in mezzo ad hotel, in questi posti dove lo portava, questo grande signore. Ma evidentemente c'aveva qualche attrattiva il papà perché questo lo trattasse, e tutta la famiglia poi lo volevano parlare con lui. Perché credo parlasse molto bene in inglese, è questo il senso, cioè si trovavano di fronte a una persona colta, perché insomma parlava la lingua, cioè la maggior parte dei suoi commilitoni in realtà non parlano la lingua, parlano soltanto l'italiano, quindi lui parlasse proprio il il libro autentico, il diario, non ha una cancellatura, è scritto in un italiano corrente, quindi gli errori a cui tu ti riferisci sono in anche il modo di parlare di loro, Hai voglia, oggi trovare una persona che scrive così, di getto. Poi dovremmo essere intelligenti per apprendere queste lingue con questa facilità, che è la persona che scrive. Allora, io voglio sapere adesso, però questa sua operazione, perché l'ha fatta adesso? Come è venuta in mente adesso? Questa è l'unica cosa che... Perché adesso, dopo tanto tempo? Perché ci siamo accorti che c'era una cosa interessante. Si è rivelato questo diario, che era oggi si rivela una testimonianza di una cosa che è dimenticata, questa missione dell'Italia verso la Russia, è una cosa completamente dimenticata. Quindi c'è anche da rivedere il comunismo. Perché questo corpo di spedizione? In base a quale trattato? Allora stiamo nel con i bolscevichi, gli italiani contro i bolscevichi. Allora, nel marzo del 1918, con la pace di Brest-Litovsk, fondamentalmente finisce la guerra tra, cioè la Russia esce completamente di scena, era già uscita quando è cominciata appunto, ma proprio con la pace, fa una pace separata con la Germania, tant'è che la Germania può, non ha più il problema sul fronte orientale, può riversare tutte le truppe, no? Quindi questo è il punto. Allora questo contingente italiano viene spedito lì, in fondo anche, e viene rimpinguato dei cosiddetti irredenti, e questi irredenti erano dei soldati che avevano militato nell'esercito austro-ungarico, erano stati catturati dai russi ed erano stati poi liberati da italiani che già dal 1916 stavano lì, cioè per cercare di riportare i soldati italiani che però avevano militato nel fronte opposto in Italia. Allora, che cosa fanno? Anche gli italiani, per poi poter avere voce in capitolo quando ci saranno poi le trattative, spediscono un contingente di supporto alle truppe che già, agli altri contingenti, i francesi, gli inglesi, e poi ci sono i giapponesi, ci sono gli statunitensi soprattutto, che stanno in realtà sostenendo lo zar in questa guerra civile. Ecco, quindi il contingente è piuttosto limitato, perché in realtà parliamo di... Anche se gli altri contingenti, come per esempio quello francese,
avevano, gli anziani li avevano fatti ritornare, tutti quanti, c'erano solamente i giovani. Ad ogni modo, cioè, il fatto, la guerra era finita. La guerra era finita, certo. Questi stavano lì a combattere. Certamente, certo. E quindi la maggior parte delle spedizioni erano fatte via. Quindi c'erano rimasti solo gli italiani e fuoriani. Certo. Quindi insomma, allora, innanzitutto, quindi un io adesso devo rendere conto tutto il tempo. Bene. Allora, quindi capite, no? Quindi anche la bellezza, no, di questa, e soprattutto l'idea, no, che effettivamente questo è un pezzo di storia ignorata, dimenticata. E parla di un'Italia che ancora non ha nessun tipo particolare di connotazione ideologica. Pure questo, no? Parla di un'Italia in realtà che viene toccata per la prima volta dai grandi, diciamo così, simboli, segni, che poi di fatto segneranno un secolo. In fondo i primi che conoscono davvero i bolscevichi sono questi italiani qui. Questi sono i primi italiani che conoscono i bolscevichi. E non hanno nei confronti dei bolscevichi nessun tipo di particolarissima, diciamo, ostilità. Se non fosse che sono andati là come soldati, e se non fosse che, eccetera, no? Comunque riuscirono a difendere bene, sì, questo, gli altri. Poi i bolscevichi vinsero perché praticamente le cose che si capovolsero. Certo. Comunque gli italiani erano stati mandati lì soprattutto per presidiare la Transiberiana, in modo tale, no, che poi di fatto potessero arrivare i rifornimenti della parte, appunto, degli alleati. Sariana che passa per Ekaterinburg, dove c'erano, dove c'era lo zar, dove furono strucidati tutti. Io vorrei leggervi ancora un passo prima che, perché si passa 21, 22, 23, 24, 25, stiamo sempre a giugno. Si passa come al solito il tempo in questa odiosa terra. Alcuni nostri capi vengono accusati di reati che fanno schifo, pensando che sono stati consumati da ufficiali che predicavano a noi norme morali. Cioè il suo senso critico non cambia mai, cioè non viene mai meno. A un certo punto parla, se lo ritrovo, di una mitragliatrice. Parla di una mitragliatrice, che gli italiani utilizzano per la prima volta sui bolscevichi, ammazzandoli così. E lui, 50 bolscevichi ammazzati utilizzando questa mitragliatrice. E lui dice: mondo porco. Ma quando è? Perché dicevo mondo porco. Sì, ma quando è che la smettiamo di combattere come se fossimo bestie? Però poi dice che i cecoslovacchi hanno fatto di peggio, perché erano arrestati 5 bolscevichi e li hanno fatti ammazzare da loro stessi. Sì, sì, sì. Quindi io devo dire, no, che costantemente in questo diario ho sentito una persona che rispetto a un mondo piuttosto insensato non ha mai perso la bussola. Questo è il punto. E questo mi fa piacere che questi non sia mio padre. E persino, bravo, persino anche per me è una e persino quando a un certo punto anche la violenza diventa particolarmente forte, la violenza lui lo fa passare attraverso sé, per esempio attraverso un sogno. A un certo punto sogna, e lo dice esplicitamente, sogna, sì, cioè, ha sognato, sogna mia moglie che va con due ufficiali, ecco, l'ho scannata e poi mi sveglio e mi sentivo piuttosto soddisfatto. Era meraviglioso, ero piuttosto soddisfatto. Quindi in realtà pure, no, un'anima capace in realtà di far passare la violenza attraverso sé, guardarla in faccia e mandarla lontano. Quindi io devo dire, thank you.
passare invece a un argomento un po' più particolare. Un po' particolare perché? Perché è sempre il 1918, sta facendo, e però adesso noi abbiamo di fronte un libro stranissimo. Cioè, da un lato, qui noi abbiamo un diario in cui la scrittura è fluida, la scrittura è un'esigenza vitale, laddove, laddove appunto c'è vita c'è scrittura, se la vita c'è la scrittura non c'è più. Invece adesso abbiamo un altro libro che è stranissimo perché in realtà è un libro scritto da un intellettuale, Arturo Martini. 1918. Un grande scultore, tutti, da tutti conosciuto, no? Come un grande scultore, uno scultore che ha avuto anche un grande seguito durante il fascismo e molto misconosciuto dopo. Bene, a questo punto invece vorrei chiamare in causa Giulia Turino, perché lei è una studiosa appunto di libri d'artista, non libri, libri oggetto, e in particolare questo libro stranissimo di Arturo Martini. Il libro si chiama Contemplazioni. E allora io a Giulia chiedo, ma è impazzito? Eh? Di un po', dai, raccontaci un po' di Arturo Martini. Dunque, innanzitutto il, diciamo, il nodo che lega il libro di Micozzi a quello di Martini è la guerra, la prima guerra mondiale. Perché gli orrori che questa guerra suscita nella gente comune, nei soldati e negli artisti, insomma, è conosciuto da tutti noi. Quindi Martini nel 17 si fa ricoverare per neurastenia proprio perché non riesce a continuare la carriera di soldato. Nel 18 è in congedo militare a Faenza e decide di pubblicare a sue spese questo piccolo testo che ora mi dispiace non potervi mostrare per bene, ma che è completamente aniconico, sono solamente immagini praticamente. E, non so se volete farlo girare perché vale la pena quantomeno di capire di cosa stiamo parlando. E, ad un primo sguardo ovviamente questo libro sembrerebbe astratto, non voler dire nulla. Invece cosa succede in Italia? Il 18 è un anno importante perché segna sì la fine della guerra ma anche la fine delle avanguardie artistiche, nel senso che in Italia c'è bisogno di ripensare un linguaggio pittorico, un linguaggio anche scultoreo. E Martini, come molti altri artisti, come lo stesso De Chirico, come Carrà, tornano ad un ordine che si rifà alla, all'Italia del 300, in particolare Masaccio e Giotto. Quindi Martini, un po' appunto suggestionato e colpito dagli orrori della guerra, si avvicina, diciamo, a questo nuovo ordine mentale a livello artistico. Dall'altra parte si avvicina proprio a una mistica religiosa, quindi decide di seguire i canonici di Valverde, che sono un ordine fondato, diciamo, alla fine del 1200, e questi canonici seguivano la regola di Sant'Agostino, e quindi Martini si mette a studiare proprio i testi mistici di questi religiosi e dà vita a questo testo, Contemplazioni. È un testo che infatti richiama alla mente gli spartiti musicali medievali, canti gregoriani, piuttosto anche decorazioni arcaiche, tra l'altro Martini è uno scultore che si è rifatto molto all'arte etrusca. Quindi è proprio una ripresa della tradizione in un momento molto grave, molto appunto forte, in cui anche molti artisti persero la vita, lo stesso Boccioni, che era amico di Martini, perde la vita durante la prima guerra mondiale, e quindi questi artisti hanno bisogno di riallacciarsi ad una tradizione che è quella italiana. Quindi il testo di Martini in realtà non è un testo né di rottura né astratto, ma un testo mistico, si chiama Contemplazione, un testo religioso che cerca un silenzio dopo tanto orrore e tanta paura, dopo quello che la prima guerra mondiale appunto ha fatto a, anche a tanti intellettuali italiani. E mentre appunto Micozzi è un soldato, è un uomo del popolo, è un uomo che racconta anche in modo semplice, Martini trova invece un modo differente, un modo comunque muto e silenzioso, cioè non monumentalistico, non fa scalpore, anche la pubblicazione è piccola, la paga da solo, e, insomma non si pubblicizza tanto, è una cosa che fa per se stesso, una cosa appunto mistica e religiosa, di contemplazione personale, e questo è molto importante perché
appunto non deve essere letto come qualcosa di incomprensibile, bensì come appunto una ricerca di un ordine dopo tanto disordine e tanto orrore, diciamo, dalla guerra. Grazie. La cosa che io ho trovato molto interessante in questo libro, no, di Martina, a un certo punto ho chiesto a Giulia, ma Giulia, contemplazioni, ma contemplazioni di che? No? Contemplazioni di che? Allora, pensate bene, no? Mettiamo insieme questi due libri, perché, scusate, il gioco sta cominciando, no? Perché il gioco è compiamenti giudiziosi, questo è un libro che in realtà non è un libro, perché è un diario, è scritto a mano e poi è stato riportato invece a caratteri tipografici. Quello, in realtà, anche quello non è un libro, perché innanzitutto è una xilografia. In secondo luogo non utilizza i caratteri, inventa dei caratteri. Utilizza, tra l'altro, una tecnica che precede la stampa. La xilografia, sì, è una tecnica, tra l'altro, usata anche proprio dai tedeschi in particolar modo e dagli espressionisti tedeschi all'inizio del Novecento, anche come polemica contro la Prima Guerra Mondiale. Cioè, gli artisti tedeschi fanno tanti manifesti realizzati con la xilografia, che è una tecnica meno raffinata del cinema, diciamo, classica. Ecco. Ma qui la xilografia in realtà si oppone alla stampa, o sbaglio? Si oppone? Sì, in qualche modo, qualche mette in questione la stampa. Ma la stampa, in fondo, è il primo caso vero e proprio di serialità. Cioè, perché in realtà, grazie alla stampa, nascono i libri seriali, cioè la prima forma, fondamentalmente, no, di produzione industriale e produzione di prodotti tutti uguali. No? In qualche modo, quindi, c'è un artista che sta mettendo in questione il mondo della scrittura. O sbaglio? Un po' come facevano i preraffaelliti. Oh. Cioè, proprio la messa in discussione, il libro d'artista nasce proprio per produrre qualcosa di non in serie, qualcosa che nonostante sia seriale non sia industriale, non sia completamente artificiale, nonostante abbia una piccola serialità. Quindi io possiamo dire che in fondo la contemplazione è la contemplazione del libro? Del libro, secondo me, è anche di un silenzio, di una ricerca spirituale. Allora io direi che a questo punto noi passiamo direttamente la parola a Lim, perché io vorrei tanto che Lim ci dicesse qualcosa riguardo a questo libro. Cioè, tu come l'hai letto, come l'hai visto, come ti appare? Io ancora devo capire perché sto qua. Sicuramente devo partecipare come un occhio esterno. Ecco perché è chiaro la cultura, la letteratura, no? Il linguaggio così, in maniera che io potevo manovrare e questo sì, linguaggio che potevo confrontare con un altro intellettuale così sofisticato. Allora, chiaro, con occhio esterno io vedo, la domanda è, secondo me ci sono occhio dell'artista, ci sono varie interpretazioni mettiamolo così, ci sono le pubblicità c'è un linguaggio diretto, capisci immediatamente, però svanisci immediatamente. Poi dopodiché c'è la cinema, un linguaggio anche diretta, piacevole, però già meglio di pubblicità, c'è il suo significato, però è facile a capire. Poi dopodiché c'è la scrittura, già comincia a entrare nelle sue complicazioni, insomma, però si capisce, con una, se chi ha un po' di attenzione o un po' di interesse può capire profondamente la scrittura anche molto profondo. Poi dopodiché ci sono la poesia e lì comincia a entrare il sistema dell'astrazione. E bisogna capire e non capire. Quindi la poesia già ha bisogno di tempo, di comprensione. Poi è chiaro, poi dopo la poesia ci sono la pittura.
Ecco, quello che volevo dire. Come fai, no? Ecco, per sapere quanto può essere difficile la pittura. Se io ti chiedo, io sono emozionato, chiaro che si scrive, io sono emozionato. Allora tu chiedi al pittore, dipingermi, io sono emozionato. Come si fa? Allora lì entra questo linguaggio molto, ma molto lento, molto profondo, ha bisogno di suo tempo, di comunicare con chi sta davanti, quindi lì forse ha bisogno di anni, forse secoli, no? Infatti spesso molti pittori l'abbiamo capito adesso, però al momento che ha capito già quella, quell'opera già va in un'altra direzione, un'altra. Quindi ecco, per questo questi vari tipi di lettura, secondo me, sempre dal punto di vista, per dividere quanto può essere complicato sia quel libro di Matteo. E lui riesce a scrivere con un linguaggio praticamente inesistente. Ecco lì. Lì è fa la differenza. Ci sono tante librerie del mondo che noi consumiamo quasi milioni e milioni di libri. Questo libro qua, il rischio che rimane lì per sempre, mentre altri libri consumano. Ecco, questa è la differenza di questo libro. Bravissimo, grazie, grazie. Meno male che ieri ci siamo visti in ufficio insieme a Lim, e Lim era tentennante, vengo, non vengo, a Lim, non Lim. Io credo che abbia fatto Lim un discorso così acuto, ma così semplice, veramente straordinario, quasi rivoluzionario. E meno male che non voleva venire, e ha cominciato dicendo: che ci sto a fare io qua? Pensate se invece fosse venuto carico. No, ma soprattutto questa cosa, io devo dire, ma dopo la conversazione ieri con Lim, ho guardato quel libro con occhi diversi. Perché dico con occhi diversi? Perché esattamente questo è un libro sul quale costantemente uno può tornare, perché è inibita la lettura. E perché in realtà costantemente da un lato uno cerca di risolvere l'enigma, ma dall'altro scopre che non c'è nessun enigma da risolvere. È il libro stesso. In realtà questo artista ci sta portando di fronte agli occhi il libro e anche l'insufficienza per certi versi della scrittura. Potremmo considerarlo trasgressivo. Io, sa, il titolo forse sì, è forse una provocazione, però vede, il fatto è questo, no? Che però di nuovo esprimo semplicemente la mia opinione, poi eventualmente giù, perché non è un libro d'avanguardia, non è in realtà Martini credo stia tentando proprio un'operazione di recupero di che cos'è fondamentalmente la parola che poi diventa carattere a stampa, è soprattutto ritmo. La parola è musica, la parola è scansione, sono spazi, sono, capite? Cioè, quindi io credo, no, che la cosa piuttosto interessante di questo artista è che si è trovato a fare l'avanguardista senza sapere, cioè senza volerlo, perché in realtà fa una provocazione, ma non è una provocazione. Lui prende questo libro, se lo costruisce per conto proprio, se lo pubblica per conto proprio, è come se fosse il suo messale, è come se fosse una cosa che a lui serve per tenere la bussola, per tenere, cioè, e la bussola è in qualche modo l'inflazione della scrittura. Perché appunto io la domanda che ho fatto prima ad Amleto Micozzi era: è passato tanto tempo che è anche il tempo della discrezione, che è anche il tempo in cui uno tiene le memorie di famiglia,
non rende pubblico, non rende pubblico, poi si rende pubblico nel momento in cui serve, perché allora nel momento in cui io mi accorgo che effettivamente gran parte della storia e questo episodio non lo prende in considerazione, prego. Quel libro lì non è stato scritto da lui stesso medesimo, abbiamo fatto noi eredi dopo tardi, la presunzione di Martini è che sarebbe pubblicato subito lui, se era una cosa sua intima che l'esistenza aveva di farne le copie e passarle. No, io sto dicendo che qui in realtà ci troviamo di fronte a un accoppiamento per opposizione, cioè questa cosa è esattamente l'opposto dell'altra. Quindi in realtà da un lato c'è appunto un intellettuale che è un artista, che è uno scultore, il quale prende una strada che è diffidenza nei confronti della scrittura, e soprattutto mentre qui non c'è nessuna diffidenza, anzi, cioè qui la scrittura è pure semplice espressione, no? Lì invece c'è diffidenza perché per lui la scrittura non è quella del diario, è scrittura stampa, e rispetto a quella l'intellettuale prende le distanze, no? E soprattutto capisce che forse in un mondo più grande, più vasto come quello che lui ha sperimentato, forse la parola scritta deve essere superata, devono esserci dei segni che la superano. E questo ci fa fare un passaggio, del passaggio che adesso facciamo a Roberta Giulieri, perché voglio dire tutta strana, eh? Ma scusami, ma che c'entra? Scusami, questi due, perché il gioco, adesso forse abbiamo trovato dell'opposizione, una qualche connessione, no, tra questo libro e il per opposizione, perché qua noi abbiamo da un lato un mondo di gente che accede alla scrittura e la utilizza, e dall'altro il mondo più alto che invece si ritrae dalla scrittura, e allora scusami, ma mi spieghi che c'entra con questa mostra, perché appunto Roberta è la curatrice della mostra, quindi la mostra ha sentito la politica dei segni, ecco. Poi per giunta per questi autori noi abbiamo scelto pure uno degli autori in mostra, in particolare Franco Angeli. Ecco, allora dacci qualche spiegazione, Antonio, no? Innanzitutto, diciamo, il racconto, il perché della nascita di questa mostra della politica dei tempi. Innanzitutto perché si riferisce appunto al luogo, quindi a questo contenitore, e al luogo appunto in cui si trova e al suo contenuto. Siamo a due passi da Piazza Montecitorio. Questa libreria in particolare è specializzata appunto nell'editoria legata alla politica, e quindi attraversando la collezione del dottore ho cercato quali potevano essere gli autori che più si legavano a queste tematiche, e quindi Tano Festa, Franco Angeli e Mario Schifano sono stati appunto gli artisti che hanno meglio interpretato la politica attraverso il recupero della simbologia legata alla politica, e anche ho rintracciato sempre nella collezione arredi, oggetti che in qualche modo con la loro estetica rappresentassero una ideologia, e quindi ci sono mobili degli anni 20, degli anni 30, dei co-futuristi, c'è una scultura degli anni 30 di un fuggile, perché in quel periodo il regime utilizzava un certo tipo di estetica per comunicare dei valori, per parlare. Ad esempio l'Aquila, famosissima, che arriva dalla Roma imperiale, viene presa durante l'epoca fascista e viene anche riprodotta successivamente nelle opere di Angeli che fanno riferimento al dollaro americano, quindi questo simbolo di potenza continua a passare attraverso i secoli, attraverso il tempo. E il legame più stretto con il diario siberiano è stato rintracciato, io l'ho rintracciato nelle opere di Angeli, perché Franco Angeli è accomunato, è vicino a Giovanni Micozzi, per la sua estrazione popolare, ossia Franco Angeli nasce da una famiglia molto, molto umile, molto povera, è costretto a lavorare giovanissimo, già dall'età di 8 anni, perché la madre è malata, il padre è morto, e quindi appunto questa estrazione
un'azione popolare. In più, vivendo a San Lorenzo, è vittima di bombardamenti, quelli bombardamenti, quindi la guerra è uno degli elementi in comune di questi due personaggi. Ma nonostante questo, il linguaggio che utilizza Angeli nei suoi lavori è leggero, come la scrittura di Giovanni Liozzi. Nonostante appunto il dolore della guerra e questa esperienza molto violenta, entrambi riescono ad utilizzare un linguaggio che sia leggero. Come Giovanni Migozzi percorre questo suo viaggio per arrivare in Russia, Franco Angeli percorre la sua Roma. La scrittura è molto fluida, è molto leggera, esatto, e allo stesso modo Franco Angeli riesce a lavorare e porta la sua esperienza sulla tela. Quindi appunto come Giovanni Migozzi racconta questo suo viaggio in una forma leggera comunque. Angeli, percorrendo la sua Roma, trova i simboli nella Roma stessa. Questi simboli fanno parte dell'arredo urbano della città, hanno sicuramente la loro forza e il loro significato ideologico che deriva dal passato, ma sono soprattutto un elemento che viene introdotto perché è esperienza diretta dell'artista. Come Giovanni Migozzi racconta la sua esperienza diretta, Franco Angeli attraverso i simboli racconta la propria. Ad esempio, le facce e il martello, quelli potrebbero essere uno degli elementi anche di legame, perché facce e il martello incrociate nascono proprio nella rivoluzione d'ottobre, nel 1917, e sono il simbolo dell'unione delle masse contadine con quelle operaie. Questo simbolo viene naturalmente ripreso successivamente in tutti i movimenti, prima socialisti e poi comunisti. Nel 60 Franco Angeli realizza Le Stelle, che è l'opera che sta proprio qui sopra la scala, dove c'è questa costellazione fatta di stelle e facce e martello. Siamo negli anni 60, quindi c'è il momento del boom economico, l'Italia si sta riprendendo dopo due guerre mondiali, dopo periodi anche di stento, finalmente c'è la crescita, finalmente c'è la risurrezione di questo paese. E quindi quelle facce e il martello sono leggere, no? Sono come una folata finalmente di novità, di benessere. Più tardi, già negli anni 70, e potete vedere i disegni, le opere proprio qui intorno, c'è un cambiamento, una presa di coscienza diversa, come anche una presa di distanza, perché appunto gli anni 70 non sono più anni leggeri, ma sono gli anni di piombo, inizia il terrorismo. Aspetta, restiamo un attimo invece in quella prima. Rimaniamo ancora nella perché prima. Perché poi ci passiamo. Allora, io ho portato una cosa, ma anche mi sono imbattuto in questa. Allora, questa è una fotografia scattata, no, negli anni, questa bella collezione qua dell'Espresso, questa è una fotografia scattata appunto negli anni 60, vedete una manifestazione, vedete, no, che c'è una bambina in primo piano, vedete, no, che ci sono bandiere che vengono. Allora, prendete queste bandiere, d'accordo? Insomma, innanzitutto vedete gente così. Prendete queste bandiere, ci togliete effettivamente gli esseri umani, quello che restano sono stelle. E stelle e appunto delle falci martello, no, che volano. In fondo, no, questo primo quadro, no, di Franco Angeli che voi avete visto proprio scendendo, in realtà se voi lo guardate bene sembra appunto, no, è molto movimento, sembra quasi, no, che sono le idee, no, che dovrebbero espandersi, che dovrebbero muoversi, no, che dovrebbero percorrere poi di fatto. È come se lui tentasse di cogliere i tempi. Ora, uno potrebbe dire arte impegnata? No. Sarà stato un uomo impegnato, sicuramente, ma arte impegnata no. Perché in realtà ci troviamo semplicemente di fronte. Ci troviamo di fronte, no, a questo spettacolo di tanta gente che spera, fine. E lui
annota esattamente come farebbe uno che viaggia in questo mondo nuovo e complesso e di nuovo prende degli appunti. Sono appunti di viaggio. Beh, qui stesso scrive una frase bellissima e dice: i miei primi quadri fanno la testimonianza del contatto quotidiano con la strada. Con la strada? I diruderi, le lapidi, simboli antichi e moderni come l'aquila, la svastica, la falce e il martello, obelischi, stadi, rupe romane, sprigionare l'energia sufficiente per affrontare l'avventura del quadro. Quindi è dal reale, dalla realtà, dall'esperienza che nasce il suo lavoro, non solamente dall'ideologia. Come in fondo questo non è un libro di propaganda politica, quella che faceva Sant'Angelo non era propaganda politica, era proprio, no, perché prende tutto, nel senso lui è stato sicuramente vicino, perché ha fatto parte appunto del Partito Comunista, della sezione di Campomarzio, ci sono fra lei e lui, se sono passati l'età, l'età. Fondamentalmente l'età, però c'è il mondo che avanza, va avanti e noi non è che possiamo fermare, sì, io dobbiamo devo, avere l'umiltà di ascoltarli perché loro sono il futuro del mondo, quindi noi non quello che dovevamo niente. Dire l'abbiamo non detto e l'abbiamo detto anche male, io perché sono il passato il no, e me lo tengo chiaro. Il Novecento noi abbiamo fatto delle cose vergognose, quindi lasciamo a loro la poesia, a questi giovani, di poter sognare, perché le stelle che volano è un sogno, la creatività della gente, dei giovani, è una creatività che dobbiamo coltivare, non la dobbiamo reprimere e non dobbiamo avere la sufficienza di zittirli se sognano. Ovidio, posso una semplice cosa. Il problema è che secondo me, per diciamo in qualche modo creare una sorta di ponte tra questi due discorsi, il problema è che non vanno decontestualizzate però le falce e martello di Franco Angeli, nel senso che da una parte sono, secondo me, una grande idea di sogno, di un sogno forse infranto, ma dall'altra. Sì, ma dall'altra sono un momento della vita di Franco Angeli che contestualmente a quella situazione aderiva a un certo tipo di afflato politico e di combattimento che non dobbiamo rimuovere. Solo questo volevo dire. No, no, assolutamente. Voglio dire che le due cose sono insieme. E alla fine poi c'è stata la condensazione di queste stelle che in fondo sono lievitate nel cielo e continuano ad andare in giro e intorno al mondo e non si fermano. Questa è la cosa importante. C'è una cosa che io trovo molto singolare in questo, no? Sempre in questa immagine. Perché se tu vedi due generazioni, è giusto? E se tu guardi bene l'abitino della bambina, è fatto di coriandoli. E qui, per esempio, no? Tu pensa a una festa, esattamente, no? Come in realtà quelle stelle, eccetera, poi perdono una connotazione così fortemente ideologica e diventano coriandoli. Segni come il libro che abbiamo visto. Ma per questo loro sono avanti. Loro sono avanti. Sono avanti da quel periodo lì in cui loro, se non c'erano le persone come Ovidio o altre persone che credevano in loro, Pino De Martis, ma in fondo in quel periodo erano considerati quasi degli emarginati.
Ovidio mi può dire se, cosa, se quello che dico è sbagliato. No, no, io trovo che c'è, noi stiamo vivendo anche oggi, possiamo, la mia reazione accalorata verso un amico caro che ha detto che è il numero uno del jazz, no, in Italia, in Europa. Perché oggi qui stiamo iniziando un processo che io lo chiamo un sogno, ma ha una sua concretezza, perché parla al cuore di ciascuno di noi. Insomma, abbiamo detto che l'arte contemporanea è un'arte democratica e popolare, ma non è una battuta tanto per dire, voglio dimostrare perché è democratica e popolare, perché è un'arte molto concettuale, dove il cervello, la mente esprime il massimo delle sue potenzialità. Quando io reagisco e dico lasciamo libero questo cervello, questa mente, di inebriarsi perché qualcosa di stupendo nasce, perché se c'è quel minimo di sentire, di trascendenza, che ci porta anche in alto, Dio, non Dio, ma comunque in un mondo che non ci deve sfuggire, che noi comunque dobbiamo percepire, intuire, è proprio dare spazio alla libertà del nostro cervello. Nella mia esperienza di vita, quindi non sto facendo un discorso teorico, le cose che dico le ho vissute dall'inizio dei giorni del liceo, avendo un amico che era appassionato di arte contemporanea, fino poi a tutta un'esperienza imprenditoriale, dove che cosa abbiamo sempre portato avanti? Il ruolo della centralità dell'uomo. Noi l'abbiamo portato avanti all'interno del mondo delle imprese, perché la centralità dell'uomo del sistema economico è qualcosa che può dare dei risultati straordinari. Che significa? Significa conciliare profitto e interesse della collettività, ma non per penalizzare il profitto, anzi per rafforzarlo, perché noi abbiamo vissuto anche di credibilità, ma perché abbiamo sempre fatto in modo che nelle imprese, nelle nostre imprese, la centralità dell'uomo venisse rispettata. Rispetto della clientela, rispetto dei lavoratori, rispetto dei clienti. Questo è l'elemento vitale, e questa creatività dove la troviamo noi? Dopo questo Dio che in qualche modo non può non esistere, c'è un uomo, è l'uomo che ha espresso la sua creatività, e questo uomo, noi dobbiamo, nelle potenzialità di questo uomo, dobbiamo crederci. Io penso che con la creatività, la sensibilità del nostro cervello, noi possiamo vivificare le molecole del nostro corpo. Bisogna crederci. E io ho individuato nell'arte contemporanea, noi qui ne avete sentito parlare, nell'arte contemporanea, lo strumento con il quale le altre discipline possono anch'esse cercare di liberarsi delle pastoie. Faccio un esempio molto elementare. Ne parlavo con mio nipote in ufficio. Pensate alla medicina e pensate anche alle varie discipline. Fate un parallelismo tra questi due mondi. Allora, le discipline ai tempi di Leonardo, ma anche all'inizio del Novecento, quante potevano essere? 3, 5, 10. Nella medicina, quante erano prima le discipline? La chirurgia e la medicina. Guardate le università adesso, quante sono le discipline? È esploso tutto, è arrivata la specializzazione, ma la specializzazione ha segmentato il pensiero, l'idea. Ognuno vive il suo mondo, è un po' come le multinazionali. I funzionari delle multinazionali vanno dritti nel loro percorso, ma non possono guardare a destra e a sinistra. I militari è la stessa cosa. Oggi il portinaio, c'è un libro che non ho ancora letto ma me ne hanno parlato, il portinaio ha una sua creatività che può concorrere alla crescita della famiglia, dell'impresa, perché
è popolare, perché ognuno di noi ha la capacità di interpretare, e vengo alla domanda, quel quadro là sopra. Lui ci ha visto le stelle, Roberta ci ha visto anche lei le stelle, ma può darsi la signora non ci vede le stelle, ci vede un'altra cosa, ci vede il comunismo, ci vede la dittatura, ci vede... No, i giovani, che cosa... Ho reagito perché secondo me lui ci ha visto la faccia del martello, ci ha visto il comunismo. Lui è anticomunista, è stato un anticomunista viscerale, ci conosciamo da tanti anni. Però la bellezza dell'arte contemporanea è che dà a ognuno di noi la libertà e la dignità di esprimere la sua interpretazione. E su questo argomento, su questo argomento chiuso, avrete capito che la signora è mia moglie, sì, che non la pensa come me, quindi, vabbè, però bastano i dibattiti a casa, anzi i silenzi di casa su questo argomento, evito. Comunque, voglio dire, l'arte classica, no? Era un'arte che aveva una funzione precisa. La gente era ignorante, la Chiesa è stata la grande promotrice di questa arte classica, i simboli, ecco il richiamo del simbolismo di cui parlava Roberto. Il simbolismo di allora, io che non sono un appassionato, un competente di arte classica, della nostra storia, quei simboli non li conosco. Alla scuderia del Quirinale c'erano 10, alla mostra c'erano 10 Madonne del Bellini. Queste dieci Madonne per me erano tutte uguali. Per chi era ignorante come me, anche nel 500, nel 600, erano 10 Madonne, ma è sempre una Madonna. I colti invece leggevano i simboli. Ecco che allora, oggi, l'arte contemporanea è un'arte dove l'artista, quando fa un'opera, non ti vuole dare il messaggio, perché ci sono altre tipologie di messaggi che vengono dati, la scrittura, la musica, la letteratura, insomma, quindi ti dà soltanto una provocazione, vuole sollecitare in te una reazione interpretativa. Allora la reazione interpretativa non è che la deve dare solo l'uomo colto, il critico d'arte, eccetera, ma la interpretazione la può dare anche, dicevo, a un convegno all'auditorium, anche il portinaio di Torbella Monaca, una volta che sa che quell'opera è un'opera di un artista. Poi ci diciamo, quando è che uno si può dire artista, così usciamo con un'idea che io vi do, però la potete condividere o non condividere. Comunque, quando sa che quell'opera è di un artista, allora lui ha diritto alla sua interpretazione, e la sua interpretazione ha la stessa dignità dell'interpretazione che darebbe Bonito Lira. Quando è che uno può dirsi artista? Quando ha avuto il consenso della critica e del mercato. Qual è il mercato e qual è la critica? Sta tutto nel sistema dell'arte. Sappiate che anche le cose più trascendenti, più appartengono sempre e partoriscono un loro sistema. Il sistema dell'arte contemporanea è fatto, in primo, dall'artista. L'artista è colui che ha la sua creatività e la esprime. Però poi c'è il gallerista, c'è lo storico dell'arte, c'è il collezionista come me. Quindi questo è il sistema. Però questo sistema, diceva Schifano, è democratico e popolare. Perché? Proprio perché ogni persona, la più semplice, la più modesta, ha diritto a dare la sua interpretazione. Questa interpretazione non è vincolata. Lui dopo 6 mesi, 1 anno, 10 anni può dare un'interpretazione diversa. Questo elemento di ricambio, di sollecitazione, eccetera, è un elemento che aiuta a stimolare la creatività. Banalmente è come le parole crociate, è come il sudoku. Io faccio un po' di sudoku,
Quindi perché? Perché questa mente nel momento in cui pensa, interpreta, produce un esercizio, un allenamento. Quindi secondo me, perché l'ho portata allora nel mondo delle imprese, delle nostre imprese? Proprio per sollecitare la creatività di ciascuno attraverso questa possibilità di interpretare le opere. Ieri con Lim abbiamo trovato una sponda bellissima. Lim a un certo punto ha detto una cosa: le opere d'arte non restano ferme, continuano a muoversi, si muovono perché è l'espressione della mente che si è trasferita su quell'opera, e quella mente non può stare ferma, continuerà sempre a sollecitare, a divenire, ad essere sempre in movimento. Ho coniugato questo discorso con quello che dicevo prima: si incontrano due mondi, il mondo dell'artista e il mondo del fruitore, di quello che lo interpreta, e questi due mondi si fondono e nasce la cosa straordinaria del sistema dell'arte. Questo è l'aspetto, diciamo, del divenire dell'arte contemporanea che è portata nella politica. E allora ti rendi conto che la politica è un sistema che ben si coniuga con l'arte contemporanea, perché la politica è creatività, perché la politica è pensiero, è trascendenza, la politica sana, non la politica dei politicanti, perché spesso si confonde, la gente non va a votare perché ce l'ha con i politicanti, ma se lui cominciasse ad andare a votare e votasse qualcuno che... Ogni paese ha i politici che si merita, quindi anche il fatto di non andare a votare, secondo me, è una responsabilità gravissima. Comunque, la politica, abbiamo scelto tre temi in questo 2015, la politica, la guerra e la luce. Allora, la politica ha la stessa creatività dell'arte contemporanea. La guerra ha un suo processo incredibile, dove è il male che si deteriora e che cerca di scuotere la stessa arte contemporanea, per vedere in che misura questa può influire sulla guerra. Terza è la luce nel senso materiale e la luce nel senso trascendente, ma in questo... Roberto potrà essere molto più brava di me. Adesso stiamo a scuola. Allora, abbiamo fatto il 19:35, questo è stato il nostro primo appuntamento giudizioso. Non è stato del tutto giudizioso, scusate, è però il primo accoppiamento. Cioè, noi quello che abbiamo tentato e che tenteremo estremamente è dimostrare che l'arte può essere letta, e può essere letta con semplicità, e che quando noi parliamo appunto di arte popolare non stiamo parlando di pop art, cioè semplicemente stiamo parlando di un'arte che si presta ad essere letta, ripensata, allo stesso modo anche di quel libro di Arturo Martini, un'arte, no, che continua a restarci nell'orecchio, che continuiamo a rivedere sui muri, che continuiamo a rivedere nelle persone. Ma comunque questo è il nostro primo tentativo. E quindi io ringrazio tutti voi, grazie per la serata e insomma, a presto.